oggi il governatore Maroni ha illustrato i punti principali di quello che lui preferisce chiamare lo sviluppo del sistema sanitario piuttosto che riforma, non a caso, perché dice comunque funziona già questo sistema, quindi perché funziona invece in che cosa bisogna migliorarlo? Io sono innanzitutto grato al Presidente Maroni che ha dato questa grande accelerata a questo processo di evoluzione o di riforma che dir si voglia, partito già un anno fa, perché se ben ricordiamo di queste tematiche avevamo cominciato a parlarne, avevo anche formalizzato una proposta e avevamo cominciato a discutere. Abbiamo incontrato associazioni, operatori, enti locali in giro in ogni angolo di Lombardia, tutta questa proposta è stata poi messa sul tavolo del Comitato dei saggi nominato da Maroni, capitanato da Veronesi, per un ulteriore vaglio. Oggi abbiamo questi principi di linee guida che diventeranno libro bianco entro la fine del mese, delibera di giunta per l'approvazione dell'articolato entro l'estate, processo in commissione successivamente in aula nell'autunno con l'approvazione come legge a fine dell'anno. È una assoluta rivoluzione in continuità del sistema sanitario lombardo, dove si salvaguardia tutto ciò che di positivo esiste e che ci ha portato ad essere uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, andando ad intersecare con quella parte un pochino zoppicante del territorio e del socio sanitario che invece andandosi ad implementare andrà a costituire un'ulteriore eccellenza in quella rete ospedale, territorio e intersecazione socio sanitaria che andiamo raccontandoci da tempo e che adesso finalmente avrà il suo pieno sviluppo. Questo però l'assessore ha più volte ribadito che non significa chiusura di ospedali, no? Questo lo abbiamo sempre detto, non è all'ordine del giorno nessuna chiusura di nessun ospedale in Lombardia. Poi la polemica che mi riguarda di qua sul Monte è perché non è un ospedale, ma ci tengo a sottolineare che nessun ospedale in Lombardia verrà chiuso, molti ospedali verranno riconvertiti e troveranno delle collocazioni differenti con dei cambi di mission, con dei cambi di offerta funzionali a quella che è l'esigenza di quel territorio. Significa una maggiore specializzazione magari? Una maggior centralizzazione della specializzazione, una maggior vicinanza territoriale di tutti quelli che sono i bisogni di base del cittadino, il tutto intersecato in una rete che abbia davvero un senso e un significato. Ecco, parte integrante del discorso del governatore è stata anche la questione dei costi standard, quindi questo è stato importante, l'introduzione di questo sistema anche per ridurre poi i ticket sanitari, no? Fondamentale la nostra politica sulla riduzione dei ticket è sotto gli occhi di tutti, con i primi 54 milioni che abbiamo recuperato dall'introduzione dei costi standard abbiamo di fatto tolto i ticket ad 800.000 lombardi anziani con un reddito sotto i 18.000 euro familiari e l'intenzione è andare avanti in questa direzione rivedendo totalmente il concetto delle compartecipazioni dei ticket che comunque ci vede già a metà dei lombardi che non lo pagano. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare al ticket free, che nessuno possa pagare il ticket in Lombardia se non quella doverosa compartecipazione che deve servire da deterrente per un approccio assolutamente scoordinato e inutile alla prestazione. Per noi è assolutamente fondamentale, ma anche andare a rivedere alcune storture che sono state introdotte con il ticket per quanto riguarda ovviamente il super ticket regionale che va rivisto perché quando è stato introdotto c'erano delle leggi di mercato differenti e oggi assistiamo alla possibilità di avere dei prezzi prestazionali privati inferiori alla quota del ticket, ovviamente bisogna rimettere a posto anche questo. Un'ultima osservazione, sta avendo successo anche l'iniziativa di tenere aperti gli ambulatori e gli ospedali anche al sabato, insomma nei giorni non soliti. Guardi, ho solo 32 denti, non le posso fare il sorriso a 64, è una delle cose di cui più vado orgoglioso nella vita, perché è una mozione che ho fortemente voluto, ho fortemente rotto le scatole per portare in consiglio questa mozione ed invitare la Giunta a farlo. In meno di un mese abbiamo 22.000 prenotazioni effettuate fuori orario nei soli primi 14 ospedali, chiamiamoli così, sperimentali pilota.
vuol dire che non era una fantasia, era una grande esigenza alla quale andremo avanti a dare una grande risposta. C'è speranza che si possa estendere questa iniziativa? Credo che sia inevitabile, perché il bisogno abbiamo dimostrato esserci, il costo abbiamo dimostrato essere assolutamente risibile, si va sicuramente avanti perché questa è un'esigenza del nostro cittadino.